Eccoci, ciao a tutti, io sono Alessia e oggi avremo l'onore di intervistare due persone per capire un po' meglio come funzionano le lavanderie a gettone. Abbiamo Mattia e Fabio. Intanto vi chiedo di introdurvi, quindi passo la parola a te prima Mattia, che così puoi introdurti tu e poi si introdurrà Fabio. Grazie Alessia. Allora, ciao a tutti. Vabbè, io sono Mattia Marcon, potete leggerlo qua sotto la mia faccia. E allora, io ho fatto per anni corporate finance, ho un background finanziario, dopodiché mi hanno trascinato nel mondo startup, dove facevo, diciamo, il CFO in una scale-up, e poi dal 2023 di fatto ho deciso di fare io impresa, quindi con due miei soci abbiamo una società che fa design e sviluppo di prodotti digitali innovativi, quindi per startup e aziende che vogliono insomma scalare il proprio business o il prodotto digitale. E poi, così diciamo nel tempo libero, diciamo che mi sono messo ad acquisire piccoli business locali, in particolare uno, ma in cantiere adesso ce ne sono un po' degli altri, quindi vedremo in futuro cosa succederà. Perfetto, Fabio, la parola a te e poi inizio a farvi un po' di domande. Ok, ciao a tutti ragazzi, sono Fabio Fusco e io ho fatto un po' il contrario di Mattia, nel senso che sono partito dalla startup, sempre più o meno occupandomi di vendita, strategia commerciale, marketing, e poi sono attualmente lavoro come consulente assicurativo in banca. E sono a Bologna attualmente e per quanto riguarda la lavanderia non è propriamente mia, ma ho avuto, diciamo, un ruolo importante nello sviluppo del business, cioè proprio nell'inizio dell'attività. Poi chiaramente l'ho seguita anche nel corso del tempo, poi adesso vi raccontiamo un attimo con più calma. Esatto, infatti passiamo già alle domande un po' più interessanti e nello specifico dell'argomento. Volevo chiedervi perché avete deciso di acquisire o lanciare una lavanderia. So che anche tu, Fabio, hai pensato sia a una lavanderia a gettoni e poi invece hai optato per la lavanderia tradizionale, quindi in questa intervista avremo un po' un confronto tra tradizionale versus a gettoni automatica, quindi vorrei anche analizzare quella parte lì, ma partiamo proprio dalle origini e pensiamo un attimo a perché, rispondetemi un po', perché volevate investire in questa attività? E tu Mattia, Parte seguiamo a io. Poi, Mattia, vai. io l'ho fatto in realtà per diciamo, diversificare le mie entrate, cioè questa è la ragione fondamentale, tant'è che sono abbastanza agnostico sulla tipologia di business da acquistare, basta che sia un'acquisizione intelligente, quindi strutturalmente, cioè diciamo finanziariamente intelligente il deal, però poi ne vediamo più nel dettaglio, e che giri da sola. Da sola vuol dire o in automatico con una lavanderia gettoni oppure con qualcuno che possa lavorare al proprio interno e io di fatto faccio l'amministratore. Tu Fabio, Non so invece, qual era il come. motivo dietro? Allora, lato mio invece il discorso è un po' diverso appunto perché vi dicevo non è esattamente un mio business, ma tutto nasce perché mia mamma ha iniziato, cioè ha perso il lavoro da dipendente all'età di 57 anni, adesso vado un po' a memoria, e ha provato a reintrodursi nel mondo del lavoro, ma con scarsi risultati. Perché comunque, insomma, si sa che è un po' difficile a quell'età. Per cui mi chiedeva spesso di darle una mano a cercare di individuare qualcosa che fosse fattibile per lei, un'attività che fosse in grado di gestire. E all'inizio abbiamo pensato anche noi a una lavanderia a gettoni, poi in realtà, considerando il territorio, io sono a Bologna, ma la lavanderia è effettivamente in provincia di Caserta. E abbiamo capito che c'è diffidenza, cioè le persone non vanno nella lavanderia a gettoni, è molto diverso da una Bologna dove tutti siamo un po' più abituati ad andare alla lavanderia a gettoni, magari per il piumone, poi ci sono studenti, c'è cioè tutta un'altra tipologia di target.
Invece, appunto, nella provincia di Caserta c'è un po' più il concetto tradizionale della lavanderia. E facendo una piccola intervista iniziale attraverso conoscenze, un po' di passaparola, sono arrivato alla conclusione che quell'attività sarebbe morta nel giro di pochissimo. Quindi abbiamo messo su più, ecco, un concetto di lavanderia tradizionale con una piccola componente innovativa. Cioè, io ho creato un sito web, un brand caruccio riconoscibile, e con l'obiettivo di fare consegna e ritiro e consegna a domicilio della biancheria, dei vestiti, insomma. Inizialmente nata con dei pacchetti preimpostati, quindi pacchetto small, pacchetto medium e così via, ma anche lì, durante l'apertura, ci siamo resi conto che le persone non capivano assolutamente il concetto di pacchetto, e siamo ritornati al concetto di il pantalone costa X, la maglia costa Y e così via, ma la componente, diciamo, della consegna a domicilio ha fatto un po', ha fatto successo, diciamo che ha fatto breccia in queste persone comunque abituate alla lavanderia tradizionale. E quindi, ecco, per rispondere alla domanda iniziale, l'abbiamo fatto per dare, diciamo, una nuova vita, una vita professionale a mia mamma, ecco. Perfetto, grazie mille, veramente interessantissimo. E siccome hai menzionato un po' di cose, vorrei approfondire alcuni aspetti che hai menzionato, perché tu hai detto che avevi valutato inizialmente l'aspetto delle lavanderie automatiche, però poi hai deciso che in quella zona in particolare non sarebbe probabilmente stato un buon business. Ecco, vorrei approfondire sia questo argomento e sia poi invece l'argomento della consegna a domicilio. Come lo gestisci? Lo gestisci online? Lo gestisci tramite telefonate classiche? In che modalità la gestisci quella parte lì? Allora, la predisposizione del sito nasce come un e-commerce, quindi tu effettivamente puoi prenotare direttamente da lì e selezionando all'interno del calendario le disponibilità per il ritiro e per la consegna. Dall'altro lato ho investito nella cura di Google My Business, perché se è vero che comunque la parte digitale è stata recepita ed è stata comunque utilizzata, non è stata utilizzata quanto la parte di prossimità. Le persone prima venivano lì, venivano a capire, venivano a consegnare il vestito, poi dopo capivano che poteva essere affidata anche la consegna a domicilio, e piano piano, attraverso le recensioni, questa cosa si è un po' più diffusa. La cosa interessante è che tra i due canali, tra sito web e Google My Business, Google My Business ha fatto la differenza. Una paginetta curata dove si riusciva a vedere il brand, quindi l'insegna illuminata, magari le tipologie di vestiti che potevano essere portati, perché, ecco, c'è tanto hype, soprattutto nella parte matrimoni, quindi cerimonie, comunioni, queste cose qui hanno fatto un sacco la differenza. E poi aveva addestrato mia mamma lì dentro a richiedere la recensione tassativa quando le persone erano stracontente. E lei effettivamente ha fatto un grosso lavoro da questo punto di vista, dando il link per accedere direttamente a Google My Business e mettere le stelline e qualche parola. E, quindi... questo è un suggerimento che in realtà molti altri business che non sono lavanderia potrebbero usare, perché secondo me possono essere molto utili anche ad altri business che non sono del settore per cercare di farti pubblicità attraverso i clienti soddisfatti, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Quello è stato fondamentale, guarda, anche come nuove acquisizioni, la recensione è stata veramente fondamentale. E invece la parte di scarto dell'idea di fare una lavanderia a gettoni, e poi passiamo a Mattia perché si ricollega invece al perché lui l'ha acquisita, quindi vorrei capire un po' che cosa hai analizzato e che cosa ti ha dato un po' l'idea di invece andare nella parte tradizionale. Ok, allora intanto, come vi dicevo, la prima cosa che ho fatto è stato creare un piccolo form su Google Form,
mandandolo a tutti i miei amici, con l'obiettivo però di darlo alle mamme, ai padri, insomma tutte le persone un po' più adulte che potevano magari nel mio ideale essere il target per la lavanderia. E, all'interno c'erano alcune domande relative proprio ai servizi che ci si aspettava dalla lavanderia, e tra queste c'era proprio una domanda specifica dove si chiedeva: preferisci la lavanderia automatica dove vieni, fai tu il tuo bucato e torni a casa, o preferisci la lavanderia dove poter parlare con un operatore e magari consegnare i tuoi vestiti? Poi c'erano domande chiaramente anche sulla parte di consegna a domicilio, però quello mi ha fatto capire, anche se non erano molte le risposte, avrò raggiunto 40 persone circa, però mi ha fatto capire che la lavanderia a gettoni era assolutamente fuori insomma da ogni logica, purtroppo nella zona in cui viviamo. Poi comunque il territorio lo conosco, so bene che studenti fuori sede non ce ne sono, so bene che lavoratori fuori sede non ne sono così tanti, insomma tendenzialmente ho capito che il target migliore era l'imprenditore, persone alto spendenti, persone comunque che sono abituate a un servizio anche abituale di lavanderia, ma un servizio comunque con l'operatore, con la persona lì dedicata. Anche se potenzialmente le lavatrici sono le stesse, loro hanno bisogno di avere comunque questo. Poi, altra analisi che ho fatto, questo più quando ecco, nel vivo, insomma, quando abbiamo iniziato effettivamente ad aprire, è stato capire quante persone ci fossero nel circondario dei comuni potenzialmente coinvolti nella consegna e quante lavatrici nel circondario di 2 chilometri fossero già presenti. Ok, grazie mille di tutte le informazioni, e penso che sia stata una bella analisi di mercato, e l'hai spiegata molto bene, può essere sicuramente utile a qualcun altro che ci sta pensando. Una cosa che hai detto che si ricollega a delle ricerche che sto facendo io qua su Roma è che spesso chiamo lavanderia a gettoni, e quando cerco di capire il funzionamento e tutto, loro mi dicono che spesso mettono un operatore, quindi anche se sono automatiche in realtà loro ci lavorano dentro, perché in alcune aree non frequentate, come dicevi tu, o da studenti o magari da B&B oppure da aziende, eccetera, tendenzialmente le persone non vogliono stare lì ad aspettare il loro turno, oppure non vogliono aspettare che la lavatrice finisca, quindi loro sono lì fisse a cercare di caricare e scaricare le lavatrici tutto il tempo. Questa è una cosa che ho trovato molto comune a Roma, non so se sia una questione di sud o centro-sud, oppure se sia proprio una questione semplicemente di aree residenziali versus aree un po' più di uffici. E con questo passiamo a te, Mattia, perché invece so che tu vuoi fare una cosa un po' diversa e B2B. Quindi raccontaci un po' invece tu come la stai cercando di impostare, come hai deciso di acquisire quella lavanderia in particolare e come la stai cercando di far crescere, perché poi l'hai acquisita da pochissimo, quindi hai veramente pochissimo storico, però sicuramente ci puoi dare già delle indicazioni. Ma, le mie motivazioni sono sicuramente meno nobili di quelle di Fabio. Vabbè, comunque, detto ciò... Ti vogliamo bene lo stesso, dai! Il ragionamento è molto semplice in realtà, perché io in passato avevo provato, no, a avviare diversi progetti imprenditoriali e quant'altro, però ho sempre avuto un problema che è l'overthinking, nel senso che avendo, non so se poi sia deformazione professionale o altro, però di fatto avendo sempre lavorato insomma con analisi un po' strutturate, quando poi dovevo cimentarmi con piccoli business locali, quello che si verificava era sempre che andavo poi a pensare troppo, e questo mi faceva perdere un po' il coraggio, perché trovavo problemi anche se magari erano rischi proprio, no, di coda, cioè poca roba. Quindi ho detto basta, non posso continuare a far così, perché altrimenti non posso fare impresa, e banalmente
la strategia di acquisizione mia è andare nei piccoli business locali, vedere se sono già cash positive, e generalmente lo sono, ad esempio questa lavanderia aperta da 12 anni che ho acquistato, quindi fondamentalmente è aperta, gira già, e quello che la strategia di acquisizione mia è basata su due elementi importanti, che sono il declino demografico in Italia e l'aumento dell'età, sempre anagrafica. E questo cosa comporta? Comporta che nei prossimi anni ci saranno tantissimi business locali che il cui proprietario magari si avvicina alla pensione, non al passaggio generazionale, oppure semplicemente si è stufato. Il deal qual è? Andare a intercettare questi business, farsi insomma dare due dati iniziali per capire se ha senso o meno, perché considerate che ovviamente poi non ci lavorerà più quella persona lì, perciò devi conteggiare il costo di un dipendente, vedi se gira, vedi quanto margine ti rimane in tasca, e a questo punto sei abbastanza sereno che il business funzioni da solo. Ed effettivamente così si è verificato, cioè nel senso, andando in continuità, andando in perfetta continuità, di fatto i flussi di cassa già ci sono. Poi torno un attimo sul tema di come ho acquisito l'attività, che è la parte più importante. Allora, facciamo finta che l'attività valga 100, ok? Vabbè, innanzitutto assolutamente negoziare il prezzo a ribasso, anche perché generalmente i valori dell'attività sono forniti dai commercialisti, e il commercialista, nel senso, non è bravo a fare il commercialista, ma è meno bravo a valutare le aziende, no? Quello è un po' più lavoro da corporate finance. Detto questo, si vedono sempre delle asimmetrie sui prezzi, nel senso che generalmente i valori si discostano molto da quello che può essere un fair value, non un prezzo giusto, e tu devi fare un po' leva su questa cosa. Quindi, da un lato, prezzo basso, e dall'altro devi convincere il venditore, ok, a finanziarti. Quindi non andare in banca e prendere debito per comprare l'attività, non mettere soldi di tasca propria, ma dire al venditore: guarda, l'attività te la compro io, però sai cosa, i soldi non te li do subito, ma ti do un tot mensile fino a che non arriviamo all'importo che abbiamo definito. In questa maniera cosa succede? Ovviamente non fai debito personale, non fai debito con la società, se non nei confronti del venditore, e di fatto vai ad acquisire attività con i flussi di cassa che già vengono generati da attività. Quindi all'inizio il cash flow che entra dentro probabilmente sarà zero, ma dopo tot tempo di fatto ti trovi con un'attività che genera cassa non avendola pagata, o meglio, non avendo tirato fuori insomma una somma iniziale. Spieghiamo meglio questa parte qui, perché secondo me è la più interessante per chi vuole acquisire qualcosa. Quindi per fare un po' un riassunto di quello che mi hai detto, tu hai cercato su varie piattaforme oppure semplicemente andando in giro nella tua zona un'attività che fosse in vendita, poi avrai guardato i bilanci, immagino, nel momento in cui hai guardato bilanci, conti correnti, fatture, eccetera, eccetera, avrei fatto una piccola due diligence, immagino, avrei messo tutto su un Excel per capire come fossero i conti, avrei fatto una previsione futura e dopodiché hai fatto l'offerta. L'offerta, tu dicevi a ribasso, vabbè, su quello ovviamente meno spendi meglio è, però come l'hai preparata questa offerta, e poi come sei riuscito a convincere il venditore a fare questo tipo di operazione, come dici tu? Quindi io ti pago, ma ti pago con i flussi di cassa che mi entrano per un tot di anni, che ovviamente avrete stabilito in proposta, immagino, e poi dopodiché l'attività è mia. Quindi raccontami bene questo passaggio e questa parte di negoziazione, che sicuramente può essere utile anche ad altri. Come dicevo prima, per me non ha avuto senso pensare troppo nell'acquisizione di questa attività, che è stato un fattore limitante in passato. Quindi fondamentalmente, semplicemente, ma proprio banalissimo, conto economico che arriva fino all'EBITDA, quindi ricavi meno costi. No ammortamenti, no incasso a 60-30 giorni, no pago a... No, niente, nessuna considerazione sul patrimoniale, solo conto economico, profit and loss, banalissimo. Banalissimo per appunto non andare a pensare troppe cose,
Per quanto riguarda due diligence, allora, lì siamo in Italia, società di persone è sempre insomma un atto di fede, ok? Quando ti fai dare documenti, però ripeto, girava già bene, nel senso che in periodo di 12 anni questo è rappresentativo. Poi fondamentalmente incroci un po' i dati, tipo guardi le bollette, quanti kilowatt consuma in un anno e più o meno riesci a stimare il volume d'affari, no? Ti prendi insomma la specifica tecnica della macchina, ci togli un po' di obsolescenza, però insomma siamo lì, no? Poi c'è anche la bolletta dell'acqua, quindi insomma un'idea te la fai. Poi come convinci il venditore? Lì, nel senso, in realtà ci è voluto molto poco convincerlo, nel senso che alla fine è molto facile comprare, molto difficile vendere. Questo è vero per le opere d'arte, è vero per prodotti liquidi tipo immobili o opere d'arte, e quindi è vero anche per attività. Detto questo, semplicemente questa persona appunto è vicino alla pensione, inizia ad avere problemi, no? Un po' di acciacchi così, attività lontano da casa, e quindi mi è venuto proprio incontro e mi ha ceduto l'attività a queste condizioni. Così facendo in realtà vai anche a ridurre diciamo un certo rischio, perché con questa formula di fatto che si chiama acquisto con riscatto, credo in Italia, o seller financing, di fatto l'attività non è tua, è tua nel momento in cui finirai l'ultima rata, no? Questo fa sì che qualsiasi problema la persona dall'altra parte sarà anche un po' più disponibile, e poi soprattutto così facendo, ok, essendo anche una società di persone, tu aumenti il livello di trasparenza, perché tu stai dicendo: guarda, io faccio questa offerta, se è vero quello che tu mi stai dicendo, i soldi li ricevi, no? Ogni mese tu ricevi i soldi. È chiaro che se mi hai mentito, mi hai detto che cassavi il doppio, poi è la metà, e allora avrai dei problemi proprio, no? Dal punto di vista di recuperare i soldi. Quindi questo aumenta anche un po' la trasparenza. Quindi questa è la strategia fondamentalmente. Per me è stato molto facile, è molto più difficile muoversi in tutta la burocrazia che ci sta dietro, quindi banalmente voltura dell'acqua, come registrare i corrispettivi, tutta quella roba lì è stata molto molto più difficile che tutto il resto. Vedevo Fabio che faceva sì con la testa per voltura dell'acqua, quindi voglio capire un po' burocraticamente anche tu, Fabio, se hai vissuto dei problemi o se ti, non lo so, com'è andata l'avviamento di questa attività e quali sono stati i problemi più grandi che hai visto. Allora, noi a differenza di Mattia che ha fatto appunto un'acquisizione, noi l'abbiamo avviata da zero perché abbiamo partecipato a un bando regionale, Regione Campania, dedicato proprio alle donne, cioè, che erano ormai al di fuori del mondo del lavoro. Quindi non sto lì magari a farti tutta la trafila, però considera che da quando abbiamo deciso a quando effettivamente è stata avviata è passato un anno, perché devi stilare il progetto, devi comunque attendere la risposta, ci sono delle revisioni, insomma, fare dei bandi non è mai semplice, avere dei soldi a fondo perduto in questo caso non è mai semplice. Poi relativamente a quello che diceva sulle volture, su tutto il resto, ecco, ci sono stati tanti intoppi, soprattutto perché magari quando ti avvicini a uno di questi business, ecco, non hai effettivamente contezza di quello che devi fare con banalità, come può essere l'elettricità, l'acqua. Pensi sia banale, in realtà no, perché poi ci hanno attivato un'utenza, parlo per lo più dell'elettricità, che non era adeguata a quello che ci serviva. E questa è una cosa che noi l'abbiamo imparata a nostre spese, quindi questa cosa ci ha fatto perdere almeno un altro mese e mezzo, e non sto esagerando, è stata una cosa assurda, cioè districarsi poi tra i vari contratti, recessi, insomma, è stato davvero, davvero faticoso. Perché noi, invece che le volture, abbiamo dovuto fare un avvio da zero. L'avvio da zero è ancora un pelino più tedioso, proprio perché per tutte queste cose qui.
quindi sì, la burocrazia è malefica in Italia, è una cosa assurda. E se tra l'altro non ti affidi, secondo me, a dei professionisti che ti seguono, che sono in gamba, devi davvero andare in self. Cioè, self significa informarti, rompere le scatole all'infinito a chiunque. Chiunque, pensa che mia mamma andava in giro per le lavanderie a fare domande su che tipo di contratti avessero, come, cioè, guarda, un delirio, però dai, ce la siamo cavati, siamo riusciti. Giustamente, vabbè, in Italia purtroppo quando si avvia un business si sa che la burocrazia sarà un partner e un socio per tutto il tempo dell'attività, quindi purtroppo quello lo dobbiamo mettere da parte. Invece, visto che avete menzionato entrambi una parola, andiamo un po' nello specifico, nel senso cerchiamo di capire la domanda un po' che tutti si fanno. Queste lavanderie funzionano, guadagnano davvero, ovviamente senza farmi i fatti vostri con i numeri eccetera, però a livello di percentuali c'è una marginalità tale che ti fa stare bene o comunque che ne vale la pena effettivamente fare tutto questo sbatti burocratico di cui abbiamo parlato? Fabio o Mattia? Iniziamo da Fabio visto che era l'ultimo a parlare e poi andiamo a Mattia. Allora, io ho uno storico di un anno e mezzo, quindi forse non è proprio, come dire, rappresentativo della realtà. Potenzialmente ha più dati Mattia che io, dato che è uno storico di 12 anni che magari ha analizzato. E lato mio, ti dico, da un anno e mezzo il margine sembrava essere quello di uno stipendio molto basso, vuol dire che ci aggiriamo attorno ai 900-1000 euro, quindi per la persona unica che ci lavora dentro, che significa andare a zero nel momento in cui c'è la contribuzione, c'è tutta una serie di spese che poi si vanno ad aggiungere. Quindi in uno storico di un anno e mezzo ti dico siamo a zero, margine zero, marginalità. Lo metti in conto perché comunque sia devi aumentare di tanto i flussi di cassa. Ecco, il problema principale ad oggi rispetto a quella automatica è che la persona che ci lavora dentro, quindi che fa effettivamente il lavoro di magari di stiratura, di gestione di tutto il vestiario, deve avere tanto automatismo, cioè quindi questo significa investire in macchine molto più all'avanguardia, anche banalmente i vari stendini, i vari richiami agli abiti che devono essere poi ripresi per la clientela, e soprattutto c'è una questione importante di utenze che sono aumentate a dismisura, e l'abbiamo visto noi in un anno e mezzo. E ci hanno davvero risicato quel poco di margine che stavamo per fare. Sono comunque contento che in un anno e mezzo non siamo andati in perdita, questo non è proprio banale secondo me, però ci vuole o molta più acquisizione, e questo significa lavorare di più o più ore uomo o chiaramente, quindi chiaramente un dipendente, e lì finiamo fuori totalmente. Oppure aumentare i prezzi. L'aumento dei prezzi è un'arma a doppio taglio, perché poi il mercato è quello, poi noi abbiamo aumentato nel corso del tempo, le persone sono rimaste lì, sono rimaste fidelizzate, però è chiaro che qualcuno per strada lo perdi. È davvero un mercato difficile, ti dico, almeno per quel poco che ho visto io, quindi ti sto raccontando uno storico di un anno e mezzo, non è semplicissimo. Poi io avevo anche la consegna a domicilio. Quindi. Certo, esatto, che forse aggiunge anche altri costi perché ci deve essere qualcuno che ci va e magari un mezzo che può essere anche un motorino o una macchina, però comunque ci deve essere anche quel costo lì da considerare. E in più sicuramente tu l'hai avviata da zero, quindi è una storia un po' diversa perché immagino tu abbia dovuto comprare tutto da zero e quindi anche informarti su quale macchina eccetera eccetera, e quindi adesso comunque stai ammortizzando l'avviamento di un'attività appena iniziata dove prima non c'era, quindi sicuramente c'è da considerare anche quello, già che non sei andato in perdita, secondo me appunto come dici tu nel primo anno e mezzo probabilmente è già un po' il segnale se
riesci a tirare fuori uno stipendio per una persona, secondo me è già un buon segnale, però appunto, diciamolo, non si stanno facendo i milioni, ecco, su questa lavanderia, esatto, perché vedo che tantissimi si buttano nel mondo delle lavanderie, ma bisogna essere anche un po' coi piedi per terra. Invece vediamo la storia di Mattia, che è un po' diversa, perché appunto tu hai uno storico e la lavanderia l'hai acquisita già avviata, quindi è un po' diverso, ed è una lavanderia automatica, mentre quella di Fabio è una lavanderia con una persona dentro, una lavanderia tradizionale, quindi ha sicuramente altri costi. Raccontaci tu invece, Mattia, che tipo di marginalità hai e come stai pensando di farla crescere, perché anche qua c'è una differenza tra come voi due la state gestendo. Tu, Mattia, la vuoi fare un po' più B2B e adesso ci racconti meglio, e Fabio invece appunto si basa sulla lavanderia tradizionale B2C, con le persone magari alto spendenti che possono mandare il, come si chiamano, i tailleur, oppure comunque dei vestiti di qualità da lavare in un certo modo. Quindi ecco, Mattia, raccontaci tu. Allora, te lo dico abbastanza preciso cosa c'è di marginalità. Allora, innanzitutto cosa intendiamo per marginalità? Cioè, se è il gross profit, ovvero ricavi meno costi diretti, ok? La marginalità della lavanderia gettoni, quella che mi è andato a me, è del 70-75%. Significa che ogni euro che viene messo dentro le macchinette io mi porto a casa 75 centesimi. Le voci di costo sono banali e poche. Ho l'energia elettrica, l'acqua, i detersivi e vabbè, se magari ovviamente materiale per pulire la lavanderia, quindi spray e quant'altro, ma è poca roba. Il gas non c'è perché io ho le sciugatrici che sono elettriche, quindi 73%. Poi è chiaro che se ci metti dentro l'affitto, a quel punto siamo già a livello di EBITDA, quindi di flusso di cassa, che dipende insomma da che giro hai, però marginalità, quindi ricavi meno costi diretti 73% insomma. Per quanto riguarda invece se ci vedi, che no, sei tu, allora, la persona che va a raccogliere? Sì, io vado lì ogni 2-3 giorni. Ho parlato sopra, ma volevo capire un attimo le cose, ecco. Vado lì ogni 2-3 giorni praticamente a svuotare la cassa, prendere i gettoni, rimetterli nella macchinetta e ovviamente dare una pulita, perché è fondamentale comunque pulirla. Quando piove magari ci va una volta al giorno, ma comunque sono 20 minuti, altrimenti ci vai una volta ogni 2-3 giorni, dipende un po' dal tempo. Poi d'estate il volume è molto basso, quindi per assurdo, se c'è il sole, volumi bassi, puoi andarci anche ogni 4 giorni. Detto questo, allora, non ci vivi con una lavanderia a gettoni, nel senso, non con una. La persona che me ne ha vendute ne ha 8, ok? E lui mi ha detto insomma quanto porta a casa ogni mese, e ci vivi in 4-5 insomma, però non, con una sola non ci puoi vivere. Poi ovviamente c'è tutto il tema dei costi fissi incomprimibili, tipo il commercialista, l'Atari e tutte queste cose qua, che ovviamente vanno bene quando inizi a fare economia di scala, quindi quando ne hai 3-4, a questo punto questi costi fissi li spalmi, no, su più attività. Per quanto riguarda, diciamo, come incrementare il fatturato, allora, io questa lavanderia l'ho comprata da un mese, quindi non ci ho messo ancora molta testa. Detto questo, le prime operazioni che ho fatto è sicuramente ripulire Google, quindi probabilmente prendermi il profilo della società, cercare di far cancellare le recensioni passate, che magari alcune erano negative, ma perché di fatto magari sono recensioni 6 anni fa, prezzi troppo cari, però oggi sono un po' fuori contesto e ci sono 3 recensioni, e quindi vorrei insomma dare una rinfrescata sulla pagina di Google, che alla fine credo sia abbastanza importante, perché quando uno cerca lavanderia di solito, no, passa da Google, quindi va in quella recensita meglio. E poi attivare un servizio B2B per rete di consegna, per esempio della biancheria, per parrucchiere, estetiste, hotel, bed and breakfast e quant'altro. Ho iniziato a fare qualche chiamata, su 10 chiamate fatte, 4 mi hanno detto che è interessante, devo passare, quindi diciamo che è un buon tasso di risposte positive,
e per il resto mi sarebbe piaciuto fare anche il servizio di, come fa Fabio, quindi di ritiro e consegna della, diciamo, della biancheria o comunque di quello che devi lavare in casa, però un po' più complesso, perché ovviamente c'è tutta la parte di stiro che andrebbe esternalizzata, cioè portarla a casa di qualcuno che lo fa di mestiere, oppure in una lavanderia, però sarebbe un po' costoso, quindi quello vediamo. Non è una gioielleria, quindi ripeto, il margine è basso, se ne hai una non ci vivi, però ovviamente al crescere del numero di lavanderie gestite ci puoi vivere sereno. Un'altra cosa importante che secondo me è utile da sottolineare è la differenza di perché l'abbiamo fatto io e perché l'ha fatto Fabio. Cioè, io purtroppo, ripeto, motivi molto meno nobili, quasi speculazione, quindi qual è l'intento? Non è tanto portarsi a casa un cash flow oggi, ok? Ma è avere un capital gain domani. Perché se io oggi tiro fuori zero, per 3 anni guadagno zero, ma poi al terzo anno la rivendo a, boh, non lo so, inventiamo 30, 40, 50 mila, è chiaro che il mio patrimonio è cresciuto ed è molto più interessante quello che i flussi di cassa. Quindi è anche la strategia del perché si fanno le cose che secondo me conta tanto. Sì, e sentivo anche in un podcast che in realtà le lavanderie a gestione sono un po' l'entrata facile all'imprenditoria di questo tipo a livello fisico, quindi è anche un po' un metodo facile per entrare in una cosa un po' più complicata, più fisica, dove ci sono magari la manutenzione, dove ci sono degli asset fisici da gestire, eccetera, eccetera. E anzi, su questa cosa fisica ho una domanda che penso sia anche un potenziale problema per chi ci vuole entrare, o un potenziale dubbio forse, non tanto la manutenzione, ma siccome queste lavanderie a gestioni sono appunto automatiche e non c'è una presenza fisica di una persona, come evitare atti di vandalismo, gente che per qualche motivo le rovina, oppure gente che entra e rimane lì per, non lo so, dormire o qualcosa, perché immagino comunque che appunto questa porta sia aperta, chiunque ci può entrare, un ubriaco ci può entrare e può rovinarsi la macchina in qualche modo magari, no? Quindi come si cerca di gestire questa parte qua? No, anche qua è molto semplice, nel senso che la lavanderia è tutta automatizzata, anche l'apertura e la chiusura, apre alle 7 e chiude alle 23, e su questo non si scappa. Ovviamente non è che se uno è dentro alle 11 non riesce più a uscire, si può sempre uscire ma non si può più entrare. Per atti di vandalismo, allora qua riporto l'esperienza di chi me l'ha venduta, perché anch'io ho questo timore. Il tema è questo: lui mi ha detto che nelle grandi città sì, può essere un problema. Io l'ho comprata proprio in un comune vicino a Novara, che è un paesone ma di fatto è molto tranquillo, e lui diceva che nei paesoni lui il 90% delle lavanderie che ha sono appunto in paesi grandi e non in città. Dice che non è successo niente, invece nelle città sì, nel senso che ha avuto persone che hanno provato a scassinargli la gettoniera, altri la porta per entrare, lavanderie sporche e quant'altro. Quindi il consiglio è magari appunto orientarsi su i paesoni, anche perché sono generalmente meno serviti, no? Questo è il primo fattore. Il secondo fattore è semplicemente di non mettere dentro niente che possa sporcare ulteriormente la lavanderia o attirare persone per, diciamo, compiere cose che non siano lavare la biancheria. Ad esempio, no locale riscaldato, quindi nel senso, tu l'obiettivo è tu entri, metti dentro la roba, lavaggio dura mezz'ora, farti un giro e poi torni, ok? Oppure no macchinette del caffè, no macchinette degli snack, così le persone non ti abbandonano il caffè sulla macchinetta, non si sporca per terra. Avevo ipotizzato di metterci dentro un Amazon Locker, però lì qual era poi, questo sarebbe stato il problema, che mi riempivano magari i cestini con le scatole. Quindi secondo me la strategia è tenerla il più scomodo possibile, che da un lato
Cioè, è un po' controintuitivo, no? Perché da un lato magari ti provoca un flusso di clienti più inferiore, però dall'altro è anche vero che l'effort che ci metti nella manutenzione è bassissimo. Quindi alla fine si tratta di capire quanto tu vuoi sbatterti per andare lì a sistemare e quanto vuoi aumentare il numero di clienti e capire il trade-off, no, tra queste due cose. A me va bene così, nel senso che a me una volta che si ripaga la società da sola, ripeto, a me interessa poi rivenderla, quindi... Va bene, ci sta, infatti ci sta. Allora, l'ultima domanda per tutti e due, poi chiudiamo, che secondo me abbiamo già toccato tutti gli argomenti principali di cui volevo parlare e che mi chiedevano un po' nel gruppo anche. Allora, per te, Fabio, ti sei pentito o secondo te ne è valsa la pena di fare questa attività di lavanderia tradizionale? Allora, forse tornassi indietro, sceglierei qualcosa di meno faticoso, nel senso che comunque il lavoro fisico che c'è dentro non è banale, gestire soprattutto cose grandi come dei piumoni, poi ecco, ripeto, dentro c'è una donna di 60 anni, quindi non è banale stare lì e reggere fisicamente tutta la giornata, però... Tornassi indietro, forse fare un ragionamento molto più come lo sta facendo Mattia, ok? Un po' più automatizzato, con l'obiettivo intanto di capire se quantomeno ci si arriva alla, insomma, a pari, così che puoi tranquillamente farti ripagare il business da solo. E quindi non voglio dire pentito, perché comunque è una bella esperienza, è stata una bella esperienza avviarla, tantissime cose nuove, cioè ho imparato tantissimo, però tornassi dietro a fare qualcosa come quello di Mattia. Cioè, non proprio, ecco, come vi dicevo, non una lavanderia automatica, perché magari non avrebbe funzionato, però penserei a qualcos'altro di automatizzato. Certo, grazie Fabio. E invece per te, Mattia, ho un'altra domanda. Visto che tu sei molto cinico, ti ho conosciuto prima di questa intervista e so che a cosa punti, diciamo, con queste acquisizioni. Prossima acquisizione che vorresti fare oppure stai già valutando qualcos'altro? Nel senso, quello dice Alessia, sì, nel senso che vorrei andare in pensione a 40 anni, perché ne ho 32 e che non ho voglia di lavorare fino a 70 anni, e quindi cerco in tutti i modi di trovare il metodo per non farlo più. Detto questo, giusto oggi, io vado su Subito.it immobiliare, non dico tutti i giorni, ma tutte le settimane, e a parte bar e ristoranti, che me ne sto bene alla larga perché sono troppo, troppo operation intensive, tutto quello che può essere gestito in maniera light lo valuto. Giusto oggi ho chiamato una lavanderia che stanno vendendo qua a Novara. La situazione è praticamente sempre la stessa, quindi persona che non ce la fa più, si è stufata, vuole andare a fare il dipendente, troppe cose, e praticamente sta svendendo questa lavanderia. Adesso io non so, Fabio, tu quanto ci hai speso, ma questa a me sembra veramente un regalo. E mi sono già fatto dare i bilanci di verifica per iniziare a fare un po' di analisi. È una lavanderia tradizionale, non è in un paesone, ma è nella mia città. E l'intento è sempre lo stesso, cioè il metodo di acquisizione è un metodo furbo e di fatto vai a costruire il tuo patrimonio in maniera molto veloce. Quindi, cioè, uno può considerarlo etico o non etico, però d'altronde l'alternativa di questa persona in particolare, ok, è chiudere. Cioè, proprio lei mi ha detto, se io non riesco a venderla entro X mesi, io chiudo. Quindi, alla fine, tra guadagnarci due spicci e chiudere, anche per queste persone, probabilmente la strada migliore è vendere. Per il resto, niente, qualsiasi business di questo tipo è a me appetibile. Se posso, certo, comunque... Non dicevo non etico, comunque dicevo cinico, nel senso che sai che cosa vuoi e lo vai a prendere. Secondo me è completamente etica questa cosa, nel senso, se una persona non vuole più fare l'operation del business, non vuole più essere
coinvolto in quel modo, alla fine tu gli togli quasi un peso e dopodiché comunque loro hanno la loro rendita finché non raggiungi quello che vi siete detti inizialmente. Quindi secondo me loro lo vogliono vendere a 20, tu gli dai questi 20 invece di subito, ma glieli dai in un anno, due anni, tre anni, quello che è, secondo me loro comunque ottengono quello che vogliono, ottengono lo stipendio che avrebbero ottenuto lavorandoci dentro. Quindi non etico, dicevo cinico, perché so che sei molto focalizzato sul fatto di andare in pensione, voglio andare in pensione il prima possibile, quindi ti prendevo un po' in giro da quel punto di vista lì, però sicuramente è un metodo che esiste anche nel diritto italiano e quindi perché non sfruttarlo al massimo sicuramente. Fabio, stavi dicendo una cosa? Scusa, infatti, cioè, il tema è che è tutto da codice civile, cioè non c'è da inventarsi niente, i notai sanno come si fa, i commercialisti sanno come si fa, e tra l'altro è proprio il metodo, uno dei metodi principali per la compravendita di attività in Italia, e lo dico anche per esperienze di conoscenti, soprattutto per bar e ristoranti. Magari qualcuno gli dà un chip minimo, no? Gli dà la metà e quant'altro. Certo, il mio obiettivo è non dare niente all'inizio. È un po' aggressivo, però d'altronde effettivamente se queste persone poi vendono è perché il deal non gli dispiace più di tanto, perché altrimenti se la terrebbero, no? Esatto, sicuramente. Fabio, stavi dicendo una cosa e poi chiudiamo. Off topic, nel senso che abbiamo un grande punto in comune, perché anche io non vedo l'ora di andare in pensione, quindi tutti i giorni cerco un modo per... Secondo me anche Alessia. Esatto, guarda, siamo penso sulla stessa barca, ma proprio la nostra generazione, penso, siccome ci hanno detto che non andremo mai in pensione, penso che abbiamo così tanto pepe adesso da andare in pensione il prima possibile, perché tanto sappiamo che se non ce la facciamo noi questa pensione andremo in pensione dopo morti, dopo 20 anni da morti probabilmente, quindi ci tocca, purtroppo abbiamo tutti un po' questa furia di trovare dei modi alternativi. Dai, lascerei questo gruppo attivo a questo punto in modo da non rimanere soli in questa avventura. Esatto, sicuramente. Allora, se qualcuno che ci sta vedendo o che ci vedrà successivamente ha delle domande, le potete fare benissimo nei commenti e cercherò di rispondere io, oppure insomma chiederò a Mattia e Fabio di rispondere direttamente. Per il resto, grazie mille ragazzi di aver partecipato e in bocca al lupo per la pensione a questo punto. Esatto. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille, ciao ragazzi. Ciao.